probabilmente la traduzione italiana della Bibbia. Abbiamo già sentito qualche accenno dell'opera del cardinale in questa traduzione, e adesso un approfondimento da parte del Presidente. Grazie. Mi permetterete irritualmente a questo punto della serata di esprimere il mio ringraziamento alla Arcidiocesi di Fiorentina, che ha chiesto alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale di creare questa situazione molto proficua per come si sta svolgendo e ricca di grandi sviluppi, condotta sulle carte del cardinale Ciccio Florenzi. Penso sia un atto dovuto per evitare i tanti luoghi comuni, i tanti stereotipi che generalmente vengono condotti su figure così complesse. L'intervento finisce naturalmente il ringraziamento alla facoltà, a coloro che hanno collaborato. Del resto poi generale, il professor Bellardi appartiene strettamente parlando alla facoltà, quindi praticamente è la facoltà che esprime se stessa e rende un grande servizio alla Chiesa di Firenze che tanto ha fatto per lei. Se mi permettete un ricordo personale, nell'ottobre del 1976, proprio in quest'aula dove ci troviamo, il cardinale Floritti insieme al cardinale Gabriel Marie Gaon inaugurarono la nuova condizione dell'allora studio teologico fiorentino quando fu affidato alla facoltà di teologia della Pontificia Università Gregoriana. Tra l'altro quella sera fu drammatica perché ci fu un temporale, quindi dovevo fare gran parte della serata al buio, e io feci un'intervista a Roberto Massone della RAI di Firenze, non ho neanche 20 anni, a buio, nella sacrestia. Ma per dire che certi eventi si legano stabilmente e ci fanno conservare il ricordo, come il ricordo del cardinale che mi ha accolto negli studi di teologia nel seminario fiorentino, che per la prima volta poté parlare con me e io con lui in una delle sale, piccole sale del piano superiore di questo seminario. Questo voleva essere il mio tributo, il mio omaggio, il mio ringraziamento iniziale, la premessa. Ce n'è un'altra, questa però più tecnica. Io, dovendo occupare della traduzione italiana, ovviamente non studio questa come tale, la studio come ho potuto ricavarla dalle carte del cardinale Florit conservate nell'archivio arcivescovile. Il mio intervento sarà, come dovrebbe essere in questi casi, la forma breve di una futura pubblicazione che la facoltà dovrà fare in un testo adesso dedicato cioè a questo evento e a questo seminario, e poi preparare la strada per futuri approfondimenti, alcuni dei quali vorrei fornire io stesso, con i quali mi sono potuto incontrare io stesso dalle carte del cardinale. Dunque, in Italia c'era una traduzione, quella del cardinale, nel cardinale, dell'arcivescovo Antonio Martini nel 1778. Quando nel settembre del 75 il concilio volge alla sua conclusione, il comitato di tre cardinali che presiedeva la CEI al tempo, Florit, Urbani e Colombo, Firenze, Venezia e Milano, riprende la proposta della preparazione della traduzione in lingua italiana della Bibbia con le seguenti caratteristiche. Dirò poi che ce n'erano altre, alcune realmente pregevoli, quella famosa di Naldoni condotta da una persona veramente notevole e fatta tutta quanta di suo pugno. Questa doveva avere alcune caratteristiche che così sono ricordate dal cardinale: fosse dichiarata la versione ufficiale per l'uso liturgico, che fosse quanto possibile esatta nel rendere il testo originale, che avesse una sua modalità di linguaggio e una, cito, eufonia nella frase per favorire la proclamazione nelle assemblee. Infine fosse curata nel ritmo secondo le esigenze della recitazione e del canto.
Naturalmente Fleurit, in una lettera del 1969, riprendendo queste intuizioni originali, auspicava per l'Italia un'operazione analoga a quanto avvenuto in altre nazioni, motivata anche dalle giustificate critiche alle traduzioni provvisorie usate nella liturgia. E mi sia permesso di ricordare, salvo mio errore grave, che ancora oggi nel rituale del battesimo troviamo la traduzione precedente alla scena del 1971. Hanno sentito bisogno di fare il nuovo rituale funerale, ma quello dei battesimi è rimasto quello pre-71, perlomeno con il testo biblico del tempo. Il voto dei presidenti della CEI, Fleurit, Urbani e Colombo, venne accolto dall'Assemblea Generale il 6 ottobre 65. E Fleurit viene nominato presidente di un comitato composto ancora da Giovanni Colombo, dal vescovo Raffaele Cavallo Benevento, Alessandro Piazza di Albenga, cui si aggiunge Manziana di Crema per la commissione liturgica della CEI. In una nota del 3 novembre 65, a un mese dalla chiusura del concilio, Fleurit scriveva prevedendo entro pochi anni, 4 o 5 diceva lui, la riforma liturgica definitiva emessa dal concilio. Quindi anticipa il rischio di trovarsi senza i libri liturgici ufficiali definitivi biblici, citazione testuale, a causa di una versione italiana soddisfacente, cioè se non ci fosse stata una versione italiana soddisfacente, stante anche qui Fleurit è realmente ottimista, il progresso nella conoscenza anche popolare della conoscenza della Bibbia. Le parole sono del cardinale. Il rischio è di improvvisare traduzioni per il messale, i lezionari, il rituale, il breviario, senza parlare di catechismo, predicazione, veglie bibliche, contesti, diceva lui, che se non fosse stata pronta questa versione dovranno essere ristampati entro pochi anni per migliorare le versioni. I criteri sono essenzialmente quattro e lui li richiamerà più volte: esattezza teologica, modernità e bellezza della lingua italiana, eufonia della frase, ritmo con la possibilità di musicare i testi, di cantarli, recitarli coralmente. E qui Fleurit richiama Sacrosanctum Concilium numero 40, ma certamente anche Dei Verbum numero 22 della Città Questione delle Traduzioni. Ho trovato diverse note a penna, fra cui una straordinariamente riassuntiva e castrica, che mi permetto di leggere, anche se scorrerò di qualche minuto l'intervento. Lui diceva più volte, questo deve essere un suo refrain continuo, la traduzione scorrente, frasi staccate, non lunghe, stile ritmico e intellegibile, in modo che possa essere, questa è la cosa più interessante, la stessa lettura una prima esigenza. Questo diceva Fleurit ed è tuttora una cosa straordinariamente importante. Il vescovo Piazza, a parte sua, parlerà di assicurare il massimo di leggibilità e di ritmo indispensabili per una lettura pubblica. Addirittura si propone la presenza, a qualche punto di questi lavori, di un esperto di dizione. E una nota appena, penso che Monsignor Ristori fa l'esempio di, lo propone Giorgio Albertazzi, niente meno. Non risulta che poi sia di fatto intervenuto, ma io ho trovato questo. Per guadagnare tempo, Fleurit propone di usare il metodo delle commissioni, anche perché nel frattempo l'idea di una nuova traduzione è stata abbandonata, non c'era il tempo, si riprenda delle traduzioni italiane precedenti, generalmente quella che era più, cioè, che godeva il maggior favore, generale diversi appunto, quella della Utent, curata da Galpiati e altri. Che ora ritroverò, non voglio fare una citazione erronea. Dunque, lui voleva
questo lavoro su tre passi successivi. Un gruppo di biblisti scelti lavori sulle tradizioni italiane esistenti. Un gruppo, secondo, di letterati scelti, anche al di là di un criterio strettamente confessionale, ma per la effettiva competenza, riveda l'opera limando, migliorando, perfezionando. Infine, che il gruppo dei biblisti integrato da teologi, liturgisti, musicisti riveda nuovamente il testo. Peraltro, c'è anche un verbale di una riunione tenutasi nell'arcivescovato qui a Firenze il 19 settembre 68, in cui si inizia un percorso comune con le altre confessioni religiose cristiane e in particolare con la Società Biblica Britannica e Forestiera di Londra, rappresentata da Berta Lotto. L'arcivescovo Frolic avrebbe desiderato anche una cooperazione interconfessionale, ma sorsero alcuni problemi di non semplice risoluzione e si preferì rimandarla nel tempo. Si consigliò di rimandarla al momento, poi di fatto venne compiuta. E il Consiglio di Presidenza della CE del 5 febbraio 71, mentre dà mandato alla Commissione per l'Ecumenismo di proseguire la collaborazione con i fratelli separati, veniva nella determinazione di pubblicare intanto la traduzione della Bibbia. C'è un altro verbale del gruppo romano che coadiuvò Frolic, poi scopriremo con il passare del tempo si erano formati tre gruppi, quello fiorentino, di cui dirò maggiormente tra un po', il gruppo romano coordinato ancora presente in Labi, intesa del lato buono, associazione biblica italiana, quell'altro, no? Il padre Canfora, che coordinava un gruppo ecumenico, Lucero, Bertalot, Sogin e Corsani, che però Canfora chiama sempre Consani, modifica una è un dappino scritto, quindi non è che si può sbagliare. Diciamo che l'intendimento dei tre passaggi iniziali di Frolic si era un po' modificato perché nel frattempo si era chiesto il contributo dei vescovi che avrebbero dovuto rileggere, diciamo, il primo passaggio per l'operato dai biblisti. Ma qui viene la particolarità fondamentale di questa traduzione e che avrà la città di Firenze, vuoi per il suo arcivescovo, vuoi per altri fattori che sto per dire, con linguisti e italianisti, fra i quali Chiari, Lisi, Predotti, Bargellini, Devoto, Pieraccioni, Pampaloni, a cui si aggiungeranno Paolo Sacchi, che era fiorentino ma lavorava a Torino, Luigi Maria Persone e Carlo Bo, che erano seguiti da padre Lino Rambellini, che tutti conosceranno, se non lo conoscete, soltanto che gli indegnamenti li succedono nell'insegnamento dei Vangeli sinottici, prima allo studio e poi alla facoltà, non ha raggiunto l'epoca della facoltà. Questo gruppo era coordinato strettamente da Giulio Villani e da Lino Rambellini, e ci sono degli elementi di Rambellini che secondo me potrebbero essere approfonditi e studiati in una tesi che vorrei proporre a qualche studente alla facoltà. C'è una lettera che Frolic indirizza ai linguisti e agli italianisti scrivendo che la terza fase del lavoro, a questo punto c'erano già delle modifiche negli ordinari, per quanto si riferisce al Nuovo Testamento, si vorrebbe realizzare a Firenze, tenendo conto, parola testuale di Frolic, dell'opportunità di risciacquare i panni in acqua. Direte voi, niente di nuovo sotto il sole, ma questo era possibile 40 anni fa, a mio avviso, quando la lingua italiana aveva ancora una base toscana e fiorentina in particolare. La puntata promossa dalla televisione negli anni successivi avrebbe cambiato di fatto questa situazione. E allora si formerà questo gruppo fiorentino accanto al gruppo romano coordinato dal padre Canfora con un altro linguista, Giorgio Pedrocchi, e poi avranno altri linguisti come Bartioni, Bressanti, Purin, Castellino e Angelo Penna, che erano stati collaboratori
fiorì al tempo della sua docenza alla Pontificia Università Laterale. Ci sarà un gruppo genovese coordinato dal vescovo d'Albenda, Alessandro Piazza. È interessante, ho trovato nelle carte una lettera di Lino Randellini, padre Randellini, che scrive a Florint circa l'esito positivo dei letterati fiorentini, con alcune osservazioni interessanti. Per esempio, Bruno Migliorini ritiene che la traduzione di Marx nella Garzanti sia migliore di quella della Bottet. Comunque lo stesso padre Francescani, mentre viene il padre di Florint, commenta positivamente il lavoro dei letterati. Mi permettete così, fuori dalle righe, ma io l'ho messo in una nota che salvo controindicazioni comparirà nella pubblicazione, c'è anche dettagliato la lista dei rimborsi spese e dei compensi non tanto modesti, considerati i tempi e l'inflazione, tali a tutti questi letterati. Ci fu soltanto uno, Bargellini, che rifiutò, e allora Pignani si attiva per fargli un regalo, che puntualmente, non so se era sindaco a quel tempo o meno, Bargellini sembra aver restituito perché voleva fosse preservata la condizione iniziale. Peraltro, come dire, si dice bene, si deve dire anche il contrario, tanto ormai queste persone non ci sono più. Randellini spiega a Florint dicendo di non essere tutto soddisfatto del lavoro di Bargellini e anche lui ha corretto, però alla fine sul risultato rimarrà intatto. Questa è una notizia. Dunque, siamo all'aprile 1969 e da qui passiamo a una nota dell'11 gennaio 1970, quando Florint affronta gli esiti della traduzione, riporta l'apprezzamento per la fedeltà della traduzione, ma nota da parte dei letterati l'insoddisfazione parziale per la lingua e per lo stile. Accenna anche all'impressione di alcuni vescovi circa il dominio del biblista a scapito del letterato. I vescovi, scrive, auspicano il testo nel quale la fedeltà non sia a scapito della chiarezza, della scorrevolezza, dell'armonia e dell'eleganza. Tutto questo in ordine a una rielaborazione stilistica e linguistica del testo che Florint apprezza. Secondo me questo è il tratto principale della traduzione del 1971, che come è noto uscì nel 71, ma poi ebbe una seconda edizione nel 74, dove, seguendo le richieste che avrebbe fatto Florint in una introduzione alla pubblicazione, poi rimasta inedita, invece una forma non breve ma bellissima e compressa, chiedeva appunto, sarà l'ultima volta che leggerò fra qualche momento, il contributo di tutti. E ricordo per esempio due o tre interventi in Giovanni 21, che l'allora giovane studente di teologia, ormai il secolo argentino se è passata, il tratto di studente aveva notato nel passato tra il 71 e il 74. Il risultato, meglio che era che risultava il compito dei letterati fiorentini, così li definisce Florint, è stato quello di eliminare le forme arcaiche, i semitismi di difficile comprensione, i periodi eccessivamente lunghi, tipici dell'epistolario paolino. Addirittura, nota Florint con grande compiacimento, talvolta si sono permessi di inserire qualche parola assente nel testo originale, pur di rendere chiaro. Cioè, lo scopo di una traduzione è quella di essere comunicativa e di parlare, come aveva detto lui poco, e l'ho detto poc'anzi, attraverso la sola e semplice proclamazione. In ogni caso, il risultato sembra apprezzabile agli occhi dei linguisti che riprendono il lavoro dei linguisti, e qui diciamo la frase 1, 2, 3 sono rispettate. Con l'intervento però tra la prima e la seconda dei pareri dei vescovi. Quelli non hanno avuto il tempo di studiarli, soprattutto se ce n'è qualcuno particolarmente interessante, sono un intero faldone e probabilmente lì si dovrebbe lavorare, qualche studente di teologia con
dovrebbe fare un lavoro molto serio, oltre che sulle osservazioni che faceva già allora il padre Randelli. Dunque, Florit aggiunge che per rispondere al desiderio dei vescovi e dei letterati, e qui sta facendo lo slittamento semantico, sembra che alla fine i vescovi abbiano sposato le proposte dei letterati, che è la traduzione che abbiamo usato fino al 2008-2009, sono state eliminate alcune particolarità stilistiche della lingua greca. In una parola, anche questo è molto interessante, tutto ciò che ci è sembrato troppo idiomatico e comunque poco gradito all'orecchio toscano. Questo è un fatto ineliminabile. Successivamente, e chiudo veramente in questo modo, Florit si rivolge, sto parlando sempre di quella che avrebbe dovuto o potuto essere l'introduzione generale alla prima edizione, all'edizione tipica del 71, che significativamente uscirà con la data del 25 dicembre del 71 e poi si comincerà a usare il testo nell'anno seguente. Ma Florit aveva composto questa introduzione nella Pasqua dello stesso anno, quindi è rimasta ferma dall'aprile a dicembre e soprattutto nella edizione vera e propria si è perso questo appello che lui fa alla comunità cattolica italiana, che vorrei leggervi, sono poche righe, ma anche queste molto significative. Premesso che ogni traduzione, anche la tua accurata, anche quella che più si preoccupa di rendere il senso genuino del testo originale, è pur sempre una interpretazione, una serie di scelte esegetiche legate per forza alla sensibilità, alla formazione culturale, alle preferenze dei singoli collaboratori, sebbene si sia cercato un coordinamento reciproco, comunque sia, l'opera non potrà soddisfare tutte le esigenze, mostra nello stesso tempo di gradire anche e anzi sollecita rilievi, annotazioni, critiche, tale da permettere nelle future edizioni gli opportuni miglioramenti sia dal punto di vista interpretativo che linguistico. Mi è caro, ecco, dare il mio saluto a questa figura che ho potuto riscoprire attraverso questi scritti, andare anche al suo pensiero, quando lui si rivolge perfino alle edizioni dei fratelli riformati, pubblicati dalla Claudiana, che propongono di mettere presente il Vangelo di Giovanni tutto in strofe, come se fosse una grande opera letteraria. Florit dimostrava di non disdegnare questa cosa. Poi era disposto perfino, pensando un po', a modificare l'ordine delle lettere di San Paolo in maniera tale da metterle non seguendo l'ordine cronologico, canonico, che è quello della lunga, breve, romana, fileno, ma nell'ordine di della loro composizione della loro scrittura. Ma capiva anche che c'erano talmente tanti fatti che ci sono ancora, che sarebbe stata un'operazione impossibile. Ma il fatto stesso di suggerirlo dimostra quanto quest'uomo fosse lungimirante e aperto, al di là del fatto che poi naturalmente il cane ha una storia molto più lunga ed è difficile da abbandonare, ma l'opera di questa traduzione, l'amore, l'affetto e la comunione per questa città, per la sua lingua, per la sua cultura, credo che non possano passare inosservati. E grazie.